delle crisi umanitarie più gravi degli ultimi decenni, che ha provocato oltre 300.000 vittime e 1 milione di feriti dal 2011 ad oggi. È il conflitto in Siria e Iraq, con oltre 20 milioni di persone bisognose di aiuto. Che siano causate da Daesh, da Al-Nusra o da miliziani locali, le brutalità sul terreno non si fermano e costringono tanto i siriani quanto gli iracheni a lasciare le loro case in cerca di sicurezza. Pace è la parola che loro stessi ripetono più spesso, come emerso al meeting di Caritas Internationalis tenutosi nei giorni scorsi in Vaticano per fare il punto sull'impegno degli organismi cattolici in Medio Oriente. Monsignor Shlemon Varduni, vescovo ausiliare di Baghdad dei Caldei e presidente di Caritas Iraq, parla degli aiuti offerti alla popolazione senza distinzione di etnia o religione. Il progetto particolare era sempre per quelli che uscivano dalle loro case, quelli che fuggivano dalla cattiveria degli uomini, dove c'erano sempre uccisioni, dove c'erano maltrattamenti di tutta la popolazione. Questo che ha fatto meravigliare i non cristiani, dei musulmani, degli yazidi, ed è quelli che una volta forse facevano male ai cristiani, ma vedendo che noi, il patriarca, io, andavamo nei posti dove c'era la guerra anche, e distribuivamo le porzioni dei viveri e anche molte volte anche il denaro, perché vedevamo cosa c'è bisogno qui, cosa c'è bisogno qui. E come dicevo, loro si meravigliavano e scrivevano le lettere di ringraziamento e dicendo: il Signore vi benedica. I siriani rifugiati in tutta l'area del Medio Oriente sono ormai quasi 5 milioni, 1,5 milioni soltanto in Libano. Padre Paul Karam, presidente della Caritas locale, parla delle necessità di oggi. La comunità internazionale deve e ha la responsabilità di fermare questa guerra, di andare in un processo di pace, una pace basata sulla giustizia. La gente ha bisogno del cibo, ha bisogno della medicina, ha bisogno della cura medica, ha bisogno di una casa. Dunque, queste sono le necessità. I bambini hanno bisogno di andare a scuola, perché se questi non sono assicurati, noi possiamo vedere una nuova generazione che può andare verso la via del fanatismo o d'altro. Dunque, questo darà danni alla società, sia libanese sia della Siria. Altro esempio di impegno al fianco dei profughi è quello di Caritas Turchia. Rinaldo Marmara ne è il direttore. Se ci sono 3 milioni che ci sono, noi quasi nel 2015 siamo arrivati a aiutare 40.000, forse poco, ma come dico, con la goccia a goccia si arriva a fare il mare. Noi quello che facciamo, se aiutiamo, cioè in punti medicine, in coupon alimentari, con cosa psicologico, aiuto psicologico alle persone che hanno bisogno, un po' di tutto, anche ai bambini, certo non dimentichiamo. A Istanbul abbiamo 4 scuole, che aiutiamo 4 scuole, un'altra si trova a Urfa, a Hatay, cioè facciamo un po' di tutto nei limiti delle possibilità, nei limiti che riceviamo dalle Caritas europee, delle mondiali.